Ospitata d'eccezione all'Andromeda Cinemas di Brindisi, che in occasione della programmazione del film La Dea Fortuna, per diversi giorni in vetta alle classifiche del box office cinema, è stato caratterizzato dalla presenza nelle sale di proiezione del lungometraggio del regista Ferzan Özpetek, che con La Dea Fortuna è al suo 13° lavoro. Il professionista ha salutato il pubblico di ben 3 sale del multicinema brindisino. C'è un gran bel motivo, l'avete riconosciuto tutti. Grazie maestro. In una delle quali gli spettatori avevano appena terminato di vedere il film, mentre nelle altre due si accingevano ad assistere allo spettacolo. Molto legato alla Puglia e alla sua Lecce, Özpetek ha spiegato come questo lavoro, che vede tra i protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, sia scaturito da una propria esperienza personale che ha interessato direttamente la sua famiglia e di quanto fosse contento del risultato positivo dell'opera in proiezione in tutte le sale italiane. Maestro, qui a Brindisi per La Dea Fortuna, questo film che parla di una situazione particolare tra due uomini che devono ridimensionare il loro rapporto in crisi perché ci sono due bambini. Hai raccontato il film praticamente. No, comunque no, di che parla la cosa? Parla di essere felici e non essere felici, e sono molto molto contento come sta andando. Quella è la cosa che è anche abbastanza sorprendente per questo periodo di Natale, delle festività, quindi siamo molto molto contenti, molto felici. Io sono qui in vacanza, quindi sto facendo un po' di giri, sono stato l'altro ieri a Taranto, sono stato a Bari, a Lecce a salutare il pubblico in sala, che è una bellissima sensazione. Dopo la morte della Puglia, cosa ha raccolto dalle persone che hanno visto il film? La sensazione è bellissima, perché vedi le persone commosse, emozionate, quella è una cosa molto molto bella. Infatti è molto bello andare a salutare il pubblico alla fine del film, è molto molto, insomma, mi dà molte più soddisfazioni personali. La sensazione è bellissima ovunque, in tutta l'Italia, nel senso che noi ci dividiamo, chi sta in vacanza a Milano, o Stefano Accorsi per esempio stava a Milano, Edoardo Leo doveva andare a Torino in un posto, andiamo a salutare il pubblico sempre. Questa coppia, dirigerla com'è stato? Ma loro sono, Stefano già la terza volta che lavoro insieme, invece gli altri, Edoardo, Jasmine Trinca, la prima volta, mi sono trovato benissimo, molto molto bene. La Dea Fortuna vede protagonista Alessandro, Stefano Accorsi e Arturo, Edoardo Leo, insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all'inizio da un forte evento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente però il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Anna Maria, Jasmine Trinca, la migliore amica di Alessandro, lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli, e l'improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle, ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia. Grazie.